funzioni. Vabbè, ma tanto è una. No, per la diretta, sì. Ok, quindi ognuno quando parla deve. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Ci stiamo. Bene. Perché abbiamo un bel numero di. Quindi rifacciamo. Ok, esigenze televisive, perfetto. Sigla, nuovamente sigla. Quando siete pronti. Vado. Sì. Vabbè, ma. No, è che abbiamo qualche migliaia di collegamenti, qualche Bene, migliaia. Io bene, la tecnologia ci aiuta. Allora, buongiorno, benvenuti. Sono Adriana Panitteri, sono una giornalista del TG1. Evidentemente non sono il mio collega Paolo Di Gian Antonio che non ha potuto partecipare. Allora, l'evento per me è anche estremamente interessante. Parliamo di energia, però non ne parliamo come se ne parla di solito al telegiornale, no? Massimi sistemi, cosa fa l'Unione Europea, ci manca l'energia, eccetera, ma ne parliamo attraverso un nodo che secondo me è fondamentale, cioè le comunità energetiche e il ruolo virtuoso delle comunità energetiche. Io darei subito la parola ai nostri relatori perché abbiamo pochissimo tempo, quindi al dottor Fausto Fagioli, presidente di Earth Academy. Allora, buongiorno, dottor Fagioli. Che cos'è? Lo spieghiamo a chi non conosce il tema. Che cos'è Earth Academy e qual è il suo ruolo? Sì, intanto controllavo qua che ringraziando chi è presente, ma ringrazio qua esattamente 3.822 che sono collegati. Intanto ringrazio anche loro perché ci interessa molto. Earth Academy è un'accademia, è una rete europea per lo scambio delle buone pratiche, per la cooperazione e lo scambio delle buone pratiche. Ed è chiaro che siamo attenti a tutte le cose che creano sviluppo nel territorio. Quando abbiamo letto che, grazie al senatore che poi ci parlerà delle comunità energetiche, questo CER, questo sigla, abbiamo detto fantastico. Pensate alle comunità che possono cominciare a farsi l'energia a chilometro zero, essere noi cittadini protagonisti della nostra energia, poter dichiarare e stabilire anche il costo di questa energia. Perché noi qui arriveremo, se ci lasciamo veramente andare e dare tutto in mano ai grandi player, che arriveranno a dire la lavatrice la accenderete solo dalle 9 alle 10, l'energia dovrete ridurre questo. Noi vogliamo invece avere quella possibilità di autoprodurci l'energia a chilometro zero. Ora, quest'idea ci è piaciuta molto. Noi abbiamo fatto una ricerca anche a livello nazionale per vedere chi erano i più bravi a sostenere questa cosa qui. Naturalmente il nostro papà è il senatore che ha lavorato veramente, lo dobbiamo ringraziare perché se non c'era lui sicuramente non saremmo nemmeno qui a parlarne. Ma poi siamo andati in profondo e abbiamo scoperto questa società, questa Albatros, che è veramente un'organizzazione straordinaria che noi avevamo bisogno di capire come funzionava. E ci hanno spiegato veramente molto molto bene, hanno una rete enorme a livello nazionale che diventa strategica per noi. Poi abbiamo incontrato anche lungo il percorso della nostra ricerca anche una fondazione, Fondazione Futura, che con ospiti si hanno creato una rete di oltre 40 comuni in Italia che hanno questo obiettivo di rivitalizzare quelle aree lì, di cercare attraverso anche il recupero dell'energia di dare la possibilità, vi faccio un esempio, un piccolo comune dove un forno, e qui abbiamo anche un sindaco che è qui con noi e ci fa piacere, aveva delle difficoltà perché il costo dell'energia era talmente alto, questo comune si è fatto carico e sta partendo con la sua comunità energetica e dice a quell'esigenza di quei beni principali per il mio comune,
troviamo la soluzione di fare l'energia, non dico a costo zero, ma a un costo calmierato, che vuol dire per quel comune avere quell'esigenza di quel panificio, ma di avere anche altre attività. E allora noi crediamo che attraverso alle comunità energetiche possa diventare quel progetto bottom up, che dal territorio parte, quindi dalle imprese per le imprese, dal territorio per le imprese, per creare una nuova economia, quindi creare quello sviluppo che parte dalle esigenze del territorio, non più calate dall'alto, ma il territorio si fa carico, e noi vorremmo attraverso, come anche Earth Academy, attraverso proprio alla comunità energetica, che diventa la comunità anche del welfare, cominciare a spendere i soldi in quel territorio, quindi l'economia circolare, la comunità ospitale. Pensate, in chiave di turismo, visto che il senatore è anche presidente della commissione anche turismo, e lo vorrei lanciare, pensate quanto sarebbe forte che in quel piccolo comune, in quel borgo, non è più il B&B che ti ospita o l'albergo, è l'intera comunità. Come arrivo in quel borgo, sento la comunità che mi abbraccia. Ma quanto vale turisticamente questo? E qui non è un problema economico, qui è un problema di una nuova cultura di sviluppo dal basso. La comunità energetica, e mi fermo, la comunità energetica è il principio sano di queste cose qui. Noi ringraziamo chi è partito, chi ha avuto l'idea per questa cosa qui, la ringraziamo perché siamo qui in una sala prestigiosa che noi è importante. Crediamo che tutti assieme, fra la politica, qui vedo degli amministratori, i giornalisti, che senza di voi saremmo muti, saremmo sordi, che nessuno ci ascolta e non saremmo in grado di parlare, grazie a voi spinge, perché questa è una rivoluzione. O noi la mettiamo in atto, e qui abbiamo bisogno della politica naturalmente, oppure noi prendiamo un treno che rischiamo di mortificare non il nostro futuro, io alla mia età non avrei nemmeno bisogno di questo, ma stiamo mortificando il futuro dei nostri giovani. E lo dico anche al senatore, perché noi dobbiamo fare queste cose qui? Provate a pensarci. Perché i piccoli comuni devono organizzarsi per queste cose? Dobbiamo farlo per dare la possibilità a un giovane di rimanere in questo territorio, nei piccoli borghi. Dobbiamo fare queste attività per dare la possibilità a un piccolo negozietto che oggi sta facendo un lavoro di frontiera per rimanere aperto, perché oggi i nostri negozi sono diventati tutti gli ipermercati. Noi dobbiamo fare questa sana rivoluzione, fare queste attività, fare queste comunità energetiche attraverso la comunità del welfare, attraverso la comunità ospitale, diventa un nuovo stile di vita nei nostri piccoli borghi. Allora, grazie, è interessante questa visione, perché ci porta a un'idea un po' diversa, quella non più solo del cittadino utente, ma anche del cittadino partecipe, no? In un processo di democrazia che diventa anche una democrazia più allargata, no? Quindi dalla piccola comunità al comune, piccolo comune, ma anche chissà, no? Grande comune. Vogliamo approfondire adesso questo argomento con il presidente della Fondazione Future, Ivan Stomeo, che io prego di accomodarsi qui, facciamo un piccolo cambio. Io sì. Lascio il posto però al padrone di casa, perché siamo qui grazie all'onorevole Pella. Non l'abbiamo visto, l'onorevole Alberto Pella. Allora vogliamo cambiare... Ciao Roberto. No, perché se vogliamo cambiare l'ordine dei lavori... Come volete. Intervengo dopo il collega. Come volete. Però forse ha più senso se interviene prima Andrea Prato, che deve dire alcune cose all'onorevole, al senatore, più che altro, che è più tecnica. Gli avete sconvolto la scaletta? Va bene, decidete voi chi interviene. Prego. Prego. Schiacci di là, schiacci di qua. Okay. Sì, buongiorno. Allora, il tema di oggi... Vi chiederei di presentarvi, sì, quando cominciate a parlare, anche per la registrazione, così... Così siamo più... Prego. Sì, Andrea Prato, Albatros & Partners. No, quindi Andrea Prato. Allora, siamo qui per parlare di comunità energetiche, una grandissima opportunità, credo che... E sia ormai consolidata l'idea che questa sia
una frontiera fondamentale per i comuni italiani, in particolar modo quelli in aree marginali e soprattutto quelli al sud, che hanno necessità urgenti di avere entrate locali maggiori rispetto a quelle attuali. Gli studi che noi, il nostro studio insieme al CNR ha rilevato, verifica che mediamente in questo momento le entrate fiscali locali di un comune del sud Italia stanno tra il 5 e il 20%. Dov'è la resilienza? La comunità energetica può essere un elemento di resilienza se attribuisce all'interno delle entrate del comune anche la capacità di azzerare i propri costi energetici e vendere nella sua comunità, nella sua collettività, le eccedenze produttive. Quindi credo che in questo momento parlare bene delle comunità energetiche sia una cosa inutile. E soprattutto noi siamo qui non per parlare bene, ma per spiegare che le comunità energetiche, allo stato delle cose, possono veramente e seriamente fare la fine del 110. Perché questo? Perché ci sono delle barriere oggettive che al momento ci fanno ritenere, a noi che viviamo nei territori, noi seguiamo 245 comuni italiani, tutti sotto i 5.000 abitanti, prevalentemente in aree periferiche. Quello che sta succedendo è che abbiamo tre barriere determinanti. Una è una barriera fisica, perché ci capita in più di un comune che andiamo a fare le verifiche di tipo ingegneristico e rileviamo una forte criticità nelle cabine primarie, perché queste cabine primarie non sono così grandi da accogliere tutti. E nel momento in cui si è verificata la possibilità positiva di poter realizzare con una certa velocità impianti fotovoltaici anche di media grande taglia, 10-20 megawatt, qualora queste barriere fisiche dovessero essere ulteriormente aggredite da grandi investitori che negli stessi territori vanno a riempire dei loro impianti e quindi a impegnare le cabine primarie, quando arriveremo quei comuni ci diranno: signori, tornate tra 3 anni perché le cabine non ci sono. Quindi oggi è fondamentale presidiare uno spazio legato ai numeri che si stanno dando alle comunità energetiche. Si parla di 40.000, potenzialmente 40.000 comunità energetiche in Italia nei prossimi 5 anni, ma come le facciamo se le cabine primarie sono quelle che sono e gli spazi in questo momento le possiamo prendere solo dopo che abbiamo realizzato l'impianto e chiesto l'allaccio? Quindi o c'è un'attenzione legislativa e amministrativa per far sì che in queste cabine uno spazio sia destinato alle comunità energetiche, oppure faremo un grande sforzo e poi ci diranno: tornate tra 3 anni. La seconda barriera è una barriera burocratica, perché le semplificazioni normative che sono state pronunciate tra i mesi di aprile e i mesi di maggio, che sostanzialmente hanno reso fino agli impianti a 20 megawatt un'infrastruttura secondaria, quindi che possono essere anche autorizzate in semplificate, sempre che ovviamente si trovino nei siti indicati, quindi terreni industriali, terreni artigianali, aree dismesse quali discariche chiuse o cave dismesse e chiuse, o siti di questo genere. Ovviamente un investitore che può partire subito con la semplificazione normativa allaccia, installa, si aggancia alla cabina primaria, chiede gli incentivi e li porta a casa, a seconda ovviamente della dimensione aziendale e impiantistica. I comuni per fare questa cosa devono aspettare il bando PNRR, devono fare 1000 atti amministrativi, perché la comunità energetica non è semplice da fare, è una procedura complicata, in più è ancora più complicata da tanti che cercano di renderla semplice e non lo è per niente. Quindi mentre qualcuno può veramente correre in questa direzione, i comuni sulle comunità energetiche dovranno affrontare tanti scogli, per cui questa barriera burocratica sicuramente non aiuta. C'è un altro problema sulla barriera burocratica. Il decreto legislativo 199-21, e qui ringrazio l'onorevole Pella e il senatore Girotto perché so che sono molto attenti a queste tematiche, è una norma interessantissima che può veramente rendere le comunità energetiche uno strumento utile e percorribile, ma c'è un problema, che il regolamento RR non è ancora uscito, e non solo non è uscito, ma si parla di una probabile uscita per fine anno. Ci sono 2 miliardi e 2 del PNRR per i quali è fondamentale fare impegno di spesa e spesa, perché nel PNRR non abbiamo come nelle regioni l'N+3, abbiamo l'N+0, quindi o si spende o si impegna o si restituisce. E poi l'anno dopo i soldi sono di meno e probabilmente i concorrenti sono molti di più. Quindi se questo regolamento RR non esce subito e magari non esce coerente con la legge come si sta sentendo, è chiaro che questa partita a livello burocratico l'abbiamo persa di nuovo. E terza barriera è quella finanziaria. Perché, così come è successo per il 110, ma immaginatevelo per 10 volte più grande,
il costo degli impianti energetici nell'ultimo mese e mezzo è cresciuto del 15%, e ancora è nulla, perché il mondo sta andando in una direzione sempre più forte verso le rinnovabili. Quindi in questo momento le fabbriche, che tra l'altro in Europa siamo riusciti a far saltare praticamente quasi tutte, dobbiamo comprarli prevalentemente in Cina o comunque molto lontano dall'Europa. E in questo momento, in queste fabbriche, hanno una tale richiesta di impianti che c'è il rischio che se noi dovessimo andare a fare il bando PNRR, ottenere paradossalmente, sempre che esca il regolamento ARERA, entro il 31-12 la graduatoria, e dovessimo andare al 31-12 a ordinare gli impianti per realizzare le opere, da qui al 31-12 probabilmente i piani economici che avremo presentato nei bandi saranno incoerenti, perché succederà quello che è successo con il ferro, ad esempio, per cui, giusto per dare un'informazione, oggi un impianto fotovoltaico fatto a terra costa la metà di un impianto fotovoltaico fatto sul ferro, perché il ferro è talmente salito di costo per mille ragioni che non stiamo qui a discutere e che voi conoscete bene, che ha portato a questo paradosso. Quindi chi adesso nell'arco del 2022 ordina gli impianti, ordina i pannelli, ordina gli altri materiali, perché al nord magari il fotovoltaico non si può fare, ma si può fare molto bene l'idroelettrico e altre forme, sempre che ce le lasciano fare. Però se non ordiniamo, se non facciamo in modo che gli ordinativi di queste attrezzature arrivi subito, tra un anno non saremo in grado di comprarli, perché gli incentivi sono decisi adesso, e se gli impianti costano il doppio le comunità energetiche non saranno più convenienti. Quindi queste tre barriere che noi ci troviamo di fronte sono un ostacolo a oggi insormontabile perché si possa dire che questo processo vada a buon fine. Siccome è stata fatta veramente una bellissima legge, e ci sono degli strumenti come il PNRR che possono dare fiato ai piccoli comuni, perdersi adesso in questo 10 centimetri d'acqua di cui ho parlato adesso sarebbe veramente un delitto. Grazie. Allora, grazie. Le criticità, insomma, mi sembrano notevoli, purtroppo. Io darei la parola, come ci siamo detti, all'onorevole Roberto Pella, vicepresidente nazionale dell'ANCI, a cui spetta evidentemente il compito, anche con il senatore, di sciogliere, insomma, un po' tutti questi nodi, no? Che rischiano di far fallire un progetto così importante. Beh, certo, innanzitutto ringrazio il Presidente Fagioli per aver voluto promuovere questo incontro, e sono contento che a questo tavolo, oltre che sottoscritto, ci sono, vedo in sala, anche altri rappresentanti del Parlamento, ma soprattutto c'è l'altro ramo del Parlamento rappresentato dal collega senatore. Credo che i punti che sono stati toccati in questo momento dal Dottor Prato siano punti importanti e fondamentali. Lo dico perché noi come Associazione Nazionale dei Comuni Italiani stiamo lavorando molto in quello che è il controesodo, anche perché abbiamo dei dati da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dicono che oggi nelle 14 aree metropolitane vive circa il 33-35% della popolazione, nel 2050 raggiungeremo il 50%, quindi un'invivibilità assoluta a parte le città, con tutti quelli che saranno l'aumento dei costi delle malattie anche non trasmissibili, pensiamo all'obesità, pensiamo al diabete, che sono molto di più rispetto a quelli che viviamo oggi, ma soprattutto lo spopolamento delle aree interne, in modo particolare dei piccoli comuni, quelli montani, quelli delle aree interne, quelli delle aree rurali. E quindi l'argomento che affrontiamo oggi si abbina anche ad un'altra azione che per noi è predominante, fondamentale come ANCI, cioè far sì di tutelare le piccole comunità e i piccoli comuni, che comunque in Italia i comuni con meno di 5.000 abitanti sono 6.000, quindi rappresentano il 75% del totale dei comuni italiani e soprattutto governano quasi il 60% del territorio. E quindi devo dire che indubbiamente credo che convenga con me, i colleghi qui presenti e il collega del Senato, i provvedimenti che sono stati fatti in questi ultimi mesi da parte del governo Draghi hanno tamponato una situazione che ovviamente tocca tutte le famiglie, tocca in modo particolare l'impresa, anche nell'ultimo decreto di aiuti, io sono capogruppo in commissione bilancio, devo dire che abbiamo cercato di andare incontro a quella che è la tutela non solo delle imprese e delle famiglie ma anche dei piccoli territori. Però ha ragione, su questo credo che dobbiamo impegnarci oggi noi che rappresentiamo in questo caso Camera e Senato a dirimere quelli che sono i tre problemi centrali che sono stati posti. Allora,
Vi prometto che certe volte cambio un po' giacchetta perché essendo anche vicepresidente vicario dell'ANCI, perché comunque i territori credo che oggi lo riconoscono chi è stato in passato sindaco e oggi non lo è più, ma è in Parlamento, in Senato, oggi sono quelli che veramente possono dare la spinta. Quindi io credo su questo, lo dico in maniera concreta e qua sono contento di avere con me il collega Imas Tomeo che fino a un anno fa era anche responsabile del nostro dipartimento a livello di associazione nazionale. Ecco, secondo me, Ivan, te lo dico perché secondo me su questo tu puoi essere ulteriormente di stimolo, perché non solo competente nella materia che stiamo trattando, ma anche conoscendo quelli che sono i limiti, le possibilità e gli strumenti che i comuni hanno, ecco, di arrivare a definire questa spinta, perché l'Europa ci dice un dato, che quando i costi energetici superano il 10% di quello che è l'introito di un gruppo familiare, vuol dire che siamo in povertà. E quindi noi questo lo superiamo. Io lo vivo perché in questi giorni, credo che chi fa l'amministratore lo viva con me, io ho tanti cittadini che mi dicono: sindaco, guarda che io non ho pagato l'IMU, guarda sindaco, io non pago la tassa immobiliare perché devo pagare l'aumento della luce, del gas, perché tu so che magari mi vieni a richiedere i soldi fra un anno o fra due, ma se io non pago la luce e il gas, domani mattina mi stacca una bolletta, che cosa faccio? Quindi stiamo veramente andando verso un momento di grande crisi. Quindi noi dobbiamo, secondo me, snellire dal punto di vista procedurale, burocratico, il più possibile quelli che sono gli adempimenti dei territori, perché hai ragione, se noi oggi non aiutiamo i comuni a avere un snellimento su quella che è la parte, diciamo, più burocratica, non riusciamo a arrivare a queste comunità. E soprattutto queste comunità, secondo me, vanno sviluppate anche in quelli che possono essere i condomini, anche quelli che possono essere le piccole frazioni, perché ovviamente possono in quel caso lì poter attingere a dei risparmi che sicuramente i grandi numeri oggi di chi governa non possono arrivare. Il problema era, ecco, io su questo, se anche il collega del Senato, essendo anche lui, diciamo, rappresentante di un gruppo politico di maggioranza, me lo auguro perché siamo tutti che domani mattina siamo in difficoltà, siamo tutti, dovremmo secondo me scrivere, io la conosco anche bene il presidente di Arera, ecco, perché hai ragione, dobbiamo obbligare Arera a definire prima del periodo estivo, massimo i primi giorni di settembre, quella che è una questione che è obbligata. Se non c'è Arera che, diciamo, definisce questo quadro, sinceramente tutto quello che possiamo fare anche a livello legislativo, a livello di associazione dei comuni, vanno a scontrarsi contro quel muro che è invalicabile. E quindi questo, come dicevi giustamente te, poi sul terzo punto, ecco, snellire. Io quindi, non è per fare Ponzio Pilato, ma voglio condividere con Ivan. Ecco Ivan, al termine di questa giornata, che purtroppo io non posso seguire, ma c'è qui con me la mia collaboratrice, la dottoressa Spinato, che mi farà poi la sintesi tutto. Ecco, vorrei insieme a te, se sei d'accordo, far sì di poter arrivare a definire uno strumento anche veloce dal punto legislativo o anche dal punto, diciamo, dell'applicazione, su una convergenza da parte dell'ANCI nell'arrivare a definire in maniera celere quello che è un processo di accompagnamento e di supporto su quello che è stato detto. E secondo me, se sei d'accordo, bravissimo. Benissimo, e su questo di arrivare con un emendamento che possiamo mettere dentro il prossimo decreto che ci arriva, visto o da te o da me, a seconda di dove mettono la fiducia, perché ormai, come sapete, siamo in un bicameralismo imperfetto, perché ormai c'è solo più una lettura e non più due da parte di Camera e Senato. E nello stesso tempo, secondo me, se sei d'accordo, e anche alcuni colleghi che sono qua presenti, che rappresentano anche altre forze politiche, di fare una lettera immediata, magari già nella giornata di oggi, domani mattina, al presidente di Arera. Dopodiché venerdì, come tu sai, il presidente di Arera è qua alla Camera per presentare quello che è il rapporto, e quindi consegnargliela a mani e, come si suol dire, chiedergli una risposta. Ecco, io cerco di prendermi questi impegni semplici ma molto 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 concreti, naturalmente avvalendomi di quella che è la vostra capacità anche poi di trasformare quello che è il risultato sul territorio, perché credetemi, e concludo, oggi me lo sto sentendo proprio da parte dei miei cittadini. C'è la richiesta forte, dopo il periodo della pandemia dove tutti ci chiedevano quando finisce, cosa succede, come funziona il vaccino. Ecco, oggi da parte dei nostri tutti cittadini c'è questa preoccupazione fortissima su quello che è l'aumento dei costi energetici, che sicuramente a partire da settembre-ottobre probabilmente saranno ulteriormente in aumento o ulteriormente in difficoltà, perché sappiamo a cosa diamo intendo. Quindi grazie
naturalmente Fausto per aver promosso questo incontro, grazie a Iman, grazie a tutti voi e naturalmente da parte mia, in questo caso come ANCI, lo specifico come ANCI, piena disponibilità come associazione dei comuni a convergere su quello che è un vademecum tale che possa essere anche poi di supporto e di aiuto ai territori, ai comuni, sia nella parte politica, amministrativa che nella parte dirigenziale. Grazie. Allora, bene, grazie. Che bello quando la politica è così concreta, no? Mi viene da dire. Quindi buon lavoro. È un sindaco. Sì. Academy, tanto lo ringraziamo, ma saremo vigili. Perché su queste cose lo controllerete. Qui siamo noi cittadini che abbiamo bisogno di governatori come questi. Questi sono, governano a livello nazionale, ma sono i nostri governatori locali. Grazie. Bene. Allora io darei la parola quindi al senatore Gianni Pietro Girotto, è stato molto evocato, quindi presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Quindi, anche perché lui è il papà di esatto, cosa, che è stato evocato come papà e quindi ha un impegno, diciamo, materiale e morale enorme. Senatore, prego. Allora chiariamo che il papà è Dario Tamburrano, perché gli emendamenti alla direttiva RED 2 li ha fatti lui, quindi il papà europeo è Dario Tamburrano, romano di Roma. Tra l'altro abbiamo anche la collega deputata Angela Masi qui che ci sta buongiorno, ascoltando, anche lei commissione attività produttive. Io cosa ho fatto? Ho recepito la direttiva con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza, che in Italia insomma recepire una direttiva con un anno e mezzo di anticipo non è proprio normale. E questo perché l'obiettivo principale erano innanzitutto partire col 1.200.000 condomini che ci sono. Chiaramente non tutto il 1.200.000 condomini potrà fare l'impianto fotovoltaico sul tetto, perché c'è chi è a nord, c'è chi ha il tetto che è già occupato da altre cose, c'è chi ha il tetto che non tutti potranno farlo, però capite bene che su 1.200.000 condomini, già se la metà potessero farlo, sono 600.000 impianti che possono partire immediatamente. E ricordiamolo che prima era esplicitamente vietato, se io prima facevo un impianto collettivo condominiale sul tetto, quell'impianto non poteva rifornire di energia i vari appartamenti, era proprio esplicitamente vietato. Quindi adesso l'abbiamo reso legale e incentivato per 20 anni. Allora, detto questo, le preoccupazioni che esprime Earth Academy, che ringrazio, scusate, io salto sempre i ringraziamenti all'inizio perché son già vado diretto al punto, sono chiaramente preoccupazioni che sono le mie, su cui lavoro appunto da due anni e mezzo dopo l'uscita della norma, che ricordiamo è febbraio 2020. Però una cosa va anche detta, e cioè che questa non è una semplice legge nazionale, ma appunto è il recepimento di una direttiva, e quindi il governo nazionale non può sfracassarla. Uso un termine molto, molto popolare, perché appunto una direttiva, qualsiasi direttiva, mica solo questa, ma qualsiasi direttiva, gli Stati membri possono recepirla solo in meglio, casomai, non possono assolutamente abbassare l'asticella. Quindi detto questo, è verissimo che abbiamo delle barriere fisiche. Io ricordo che naturalmente la rete elettrica italiana non è nata dall'oggi al domani, abbiamo 1.200.000 chilometri di cavi che chiaramente non sono stati stesi in un giorno. Terna continua a lavorare, ha un piano quinquennale attualmente che cuba 15 miliardi, quindi non sono 4 lire, ed è un piano che è già finalizzato dagli obiettivi che abbiamo a prescindere dalle comunità energetiche, perché il PNIEC l'abbiamo fatto prima che ci fosse la norma sulle comunità energetiche, quindi comunque abbiamo già i famosi target, gli obiettivi 2030, quindi sappiamo che c'è uno spostamento del vettore energetico dal fossile all'elettrificazione, perché una pompa elettrica di calore è 4 volte più efficiente rispetto a una caldaia a condensazione di ultima generazione, una cucina a induzione è 3 volte più efficiente, un veicolo elettrico è 3 volte più efficiente. E quindi c'è questo spostamento. Quindi comunque Terna e i distributori stanno lavorando per questa transizione, che è inevitabile, è obbligata ed è inevitabile. Barriera burocratica, naturalmente questa è il principale pericolo malizioso, perché è lo strumento con cui la politica può dire una cosa,
e farne un'altra. Perché da decenni ormai nessun partito politico si è mai segnato di dire ah no, le rinnovabili, boh, brutte, sporche e cattive. No, tutti i partiti dicono le rinnovabili sono il futuro, sicuramente vanno agevolate, eccetera, eccetera. E questo a parole siamo tutti d'accordo, però come sempre basta uno o due granellini di sabbia sugli ingranaggi e si ferma tutto. E infatti abbiamo visto che dal 2012 in poi praticamente ci siamo fermati, perché quello che non abbiamo installato dal 2012 fino praticamente ad oggi sono veramente quantità minime, minime, minime. Io ricordo a me stesso, e visto che molti qua si pongono il dubbio, ma ce la facciamo velocemente, non velocemente, nel 2009 con le tecnologie di allora, con i costi di allora che erano 5 volte superiori agli attuali, in un anno noi installammo quasi 10 gigawatt di fotovoltaico. Quindi fisicamente ce la si fa, e come? Fisicamente, cioè il mercato c'è, gli operatori ci sono, fisicamente ce la si fa. Chiaro che io in primis, e qui raccolgo volentieri la presenza dei colleghi degli altri partiti, dobbiamo vigilare affinché Terna prosegua, i distributori proseguano, e arriviamo anche al punto di Arera. Io con Arera sono 3 mesi che sto spingendo, sollecitando. Qui siamo al solito discorso che il Parlamento non controlla Arera. Io non posso alzare il telefono e come facessi con un dipendente, non è un'azienda, non è una mia azienda, un'azienda del Parlamento, che no, tu domani lo fai o lo fai entro domani o ti licenzio. Non esiste, è un ente pubblico che ha le sue facoltà, la sua indipendenza, la sua autonomia. Quindi sicuramente prepariamo la lettera, consegniamola, ripeto, io sono 3 mesi che li sollecito con sempre maggior furore, però è il solito discorso come i decreti attuativi dei ministeri, che sono termini ordinatori, non sono termini perentori, e quindi è difficile avere certezza. E specifico anche che io sto preparando un emendamento e mi sono confrontato con i ministeri, mi sono confrontato anche con ANAC, per un emendamento che predisponga una modulistica standard per gli enti pubblici che vogliono fare una comunità energetica. Perché chiaramente abbiamo come sempre il problema del know-how, delle competenze degli amministratori pubblici, che lo dico veramente con enorme rispetto, non possono essere tuttologi, devono occuparsi dalle fognature al mercatino della vendita delle banane, devono occuparsi di tutto, e quindi capisco che non possono essere tuttologi, quindi per agevolarli il mio obiettivo è preparare una modulistica standardizzata, compilano i calpi, riempiono, sappiamo che la modulistica è a posto, legalmente è perfetta, e quindi gli semplifichiamo il lavoro. Quindi sto lavorando proprio su questo emendamento. Discorso della barriera finanziaria. Allora, un dato oggettivo, se il prezzo dell'energia rimane quello, ma neanche attuale, perché adesso siamo a 400 euro a megawattora, avevamo fatto i conti a 200 euro a megawattora, un fotovoltaico, se io faccio una comunità energetica e la dimensione la uso in maniera, diciamo così, tra virgolette, normale, recupero i soldi in 3 anni. Quindi voi capite che anche lato finanza, se la finanza capisce il business etico e verde che c'è proprio business, cioè c'è margine per operare, perché l'incentivo dura 20 anni. Addirittura se siamo a 400 euro a megawattora, figuriamoci, il tempo di rientro è ancora più corto. In ogni caso, siccome l'impianto va costruito e va pagato, il fornitore va pagato, io avevo anche già presentato un emendamento per predisporre un fondo di garanzia, perché il fondo di garanzia è lo strumento che con meno soldi da parte dello Stato, perché lo Stato garantisce, non è che regala i soldi, lo Stato fa da garante, con un fondo di garanzia tu agevoli moltissimo il business plan e la concessione del finanziamento. L'avevo presentato in legge di bilancio, non è passato, lo ripresenterò, mi auguro che tutte le forze politiche lo appoggino, un fondo di garanzia per chi vuole fare autoconsumo collettivo, quindi in buona sostanza comunità energetiche, anche sul lato aziendale. Ricordo che 4 mesi fa è nata la prima comunità energetica in cui i soci fondatori, i membri fondatori sono aziende manifatturiere. Quindi al di là dei primi condomini, che ce ne sono qualche centinaio già in costruzione, 20 solo a Pinerolo, permettetemi una punzecchiatura, Pinerolo c'è il sindaco 5 Stelle,
stanno facendo 100 condomini, comunità energetiche, fanno assieme super bonus e comunità energetica e 20 sono già entrati in funzione. La punzecchiatura è un sindaco in 5 stelle, quindi in questo momento quantitativamente è il comune che sta facendo di più. Quindi detto questo, noi è uno strumento che abbiamo creato, chiaramente lo vogliamo assolutamente mantenere, i vantaggi sono strutturali perché autoconsumare è indispensabile, autoconsumare in maniera locale è indispensabile per fare la transizione energetica. Non possiamo semplicemente limitarci a chiudere le centrali fossili e fare 2-3 milioni di impianti, perché ad oggi ricordiamo che abbiamo già 1.100.000 impianti a fonti rinnovabili in Italia. Molti cittadini magari hanno dei numeri così fantasiosi, ma in Italia abbiamo già 1.100.000 impianti a fonti rinnovabili. Dovremo raddoppiarlo, triplicarlo, dipende naturalmente dalla dimensione degli impianti, e per farlo non è sufficiente semplicemente farli, ma bisognerà anche autoconsumare per non sbilanciare la rete, un concetto che i tecnici conoscono benissimo. Per i non tecnici faccio sempre il solito esempio, il nord Italia compra le arance dal sud Italia e naturalmente queste arance devono prendere i treni e i camion per essere portati nei mercati al nord, e quindi si va a stressare le autostrade e la ferrovia. Se miracolosamente il nord Italia riuscisse a coltivare le arance, non ci sarebbe più questo stress della rete logistica di trasporto. La stessa cosa vale per l'elettricità. Se noi l'elettricità la facciamo veicolare su tutta la rete elettrica, la mandiamo in crisi. Se invece io la creo sul tetto o sulle immediate vicinanze, il quartiere, il condominio, il borgo, e se la crea, se la consuma in loco, ecco che non ho uno stress della rete che costa miliardi che paghiamo in bolletta. Quindi è un vantaggio strutturale per tutta l'Italia. Per cui noi proseguiremo assolutamente, e ringrazio la Earth Academy per dare appoggio a questa soluzione. È una soluzione strutturale, i vantaggi sono per tutti, i fondi PNRR adesso naturalmente anche qui sollecitiamo i ministeri a farlo uscire il prima possibile, e vegliamo sul fatto che non vengano posti i classici granellini di sabbia sugli ingranaggi che altrimenti bloccherebbero. Grazie. Grazie senatore, insomma anche per l'onestà diciamo intellettuale, no? Quando si dice la difficoltà di evitare che quei granellini siano inseriti, poi per motivi che sfuggono un po', perché è solo, cioè diciamoli pure quelli, no? Le contrapposizioni che poi vanno a minare il bene comune. È abbastanza quindi chiaro, chi guadagna dallo status quo attuale ovviamente si oppone al cambiamento. Perfetto, volevo proprio che lo dicesse, insomma, ma è talmente evidente. In maniera molto chiara. Sì. Va bene, grazie. Allora, adesso io darei la parola a Ivan Someo, presidente della Fondazione Future. Sì, intanto buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare Fausto, Andrea per aver organizzato questa iniziativa, mi sembra veramente molto interessante. Ma voglio ringraziare principalmente il senatore Girotto, che ho avuto piacere di conoscerlo e di essere ascoltato nella sua commissione quando ero delegato nazionale sui rifiuti e l'energia, e devo dire che il senatore ha sempre dimostrato tantissima attenzione. Saluto l'onorevole Masi, che ha collaborato anche con i Borghi Autentici d'Italia, quindi lo conosco da un po' di tempo, e Roberto Pella, che è molto attento a queste tematiche ed è un sindaco come lo sono stato io per 10 anni. Perché sono qui oggi? Forse apparentemente può sembrare fuori luogo il mio intervento. Io rappresento una fondazione, la fondazione è una onlus, costituita da 2 cooperative di comunità e da una grande associazione che è l'Associazione Borghi Autentici d'Italia. Abbiamo in mente di costruire una rete di ospitalità diffusa importante, dove 40 sindaci hanno già deliberato. Stiamo provando a mettere in piedi un contratto istituzionale di sviluppo con un po' di ministeri per capire se all'interno del PNRR ci sono le disponibilità economiche per realizzare questa mega ospitalità diffusa. Voi mi dite: cosa c'entra la comunità energetica con tutto questo? No, c'entra e come, perché stiamo parlando di piccoli comuni, stiamo parlando di aree interne, stiamo parlando di quelle comunità che ce la vogliono fare, stiamo parlando di quelle comunità che sperano anche nella comunità energetica a risollevare le sorti di quelle comunità. Oltre alla comunità energetica lavoriamo su una comunità ospitale, quindi dotare quel piccolo borgo di infrastrutture per dove
si possono, diciamo, i turisti e non solo trovare una destinazione non solo turistica ma anche soprattutto residenziale, perché noi viviamo il tema, il famoso tema dello spopolamento, ma se all'interno di quelle piccole comunità noi riusciamo a dare gli strumenti anche dal punto di vista energetico per far vivere bene quelle comunità e per far vivere bene anche le amministrazioni locali attraverso il piccolo e distribuito, dico io, che è sempre un modello che funziona e funziona bene, perché l'ho vissuto sulla mia esperienza, lo dico al senatore ma lo dico per quanti non mi conoscono. Nel 2011 noi abbiamo avviato nella mia comunità, quando ero sindaco, ancora non c'era una legge sulle comunità energetiche, abbiamo avviato una cooperativa di comunità realizzando 34 impianti sui tetti dei cittadini senza far spendere nulla ai cittadini, ma con l'allora scambio sul posto abbiamo creato un'economia virtuosa e con i soldi rinnovabili, per farla breve, abbiamo pagato i libri di testo ai ragazzi che vanno a scuola, abbiamo pagato la mensa scolastica. Questo cosa vuol dire? Sempre attraverso l'associazione Borghi Autentici, perché dietro c'è sempre questa grande organizzazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le comunità energetiche sono una grande opportunità, vuol dire che dobbiamo stare attenti. Io mi fido molto del senatore Girotto, perché è un senatore attento a questa tematica e sta portando avanti delle politiche molto serie e ha centrato bene qual è il problema, perché noi in questi anni abbiamo assistito a grandi impianti, ma sulle comunità poi non rimane nulla se non l'aspetto energetico, mi riferisco soprattutto alle grandi multinazionali. Quindi le comunità energetiche che mettono al centro il cittadino e la persona provano in qualche modo a dare quella risposta che in Italia serviva. L'Italia, come lo diceva prima Roberto, l'onorevole Pella, è una nazione costituita da tantissimi comuni che possono diventare il motore dello sviluppo anche energetico della nostra nazione. Quindi io ringrazio, sono a disposizione, come prima diceva Roberto, proviamo anche a interessare il delegato nazionale, che è il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sull'energia e sui rifiuti, sull'energia in questo caso, a darci una mano affinché le paure che aveva prima l'amico Andrea non si verifichino nel corso dei prossimi mesi. Spero che il governo o il senatore o la parte politica ad alto livello riesca ad ARERA, a sollecitare ad ARERA, a mettere in piedi questo regolamento per poter partire ancora più alla grande, e quindi noi siamo a disposizione. La speranza è che questo progetto Ospidis possa diventare un modello di sviluppo locale a disposizione non solo dei vari ministeri, ma a disposizione di tantissimi sindaci. Io ringrazio, perché tra di noi c'è anche qualche sindaco. Il posto deve diventare. Deve diventare. Grazie. Grazie. La parola regolamento sta diventando un po' un tabù, no? Ogni volta che c'è da fare il regolamento, cioè regolamento è una parola terribile in Italia. Allora, io andrei in Sardegna, quindi, con Riccardo Porco, Innovation Regione Sardegna. Prego. Sì, a proposito di regolamenti, io faccio il dirigente pubblico, quindi... Insomma, la parola fa male, no? Esatto, io sarei quello che dovrebbe applicarli, quindi mi scuserà il senatore Girotto, ma... potrò dare una testimonianza di insuccessi, perché come dire, visto che abbiamo aperto questa bella giornata con la franchezza, potrò testimoniare, come diceva Niels Bohr, no, di essere esperto, in quanto ho sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare come dirigente pubblico nell'applicare, no, la norma, nell'eseguire. Quindi proverò a fare delle riflessioni sul disegno, sul sogno, no, che abbiamo di realizzare comunità, ecco, non solo energetiche, ma proprio comunità, cioè soggetti che collaborano. Quindi io in qualche modo assumo la parte difficile, no, di essere quella comunità che vuole applicarle queste norme, vuole realizzare il cambiamento. Abbiamo iniziato, ecco, incominciando a farci domande. La domanda principale è come predire un cambiamento che auspico. Abbiamo realizzato una piattaforma perché ci siamo resi conto che il tessuto socio-economico sardo è 377 comuni, quindi in linea con quello nazionale, 327 di questi sotto i 6.000 abitanti, 102 sotto i 500 abitanti. Quindi anche andando a applicare i regolamenti, capite bene che in quei comuni dove ho 500 abitanti, meno di 500, con chi parlo? Chi è il responsabile della transizione digitale, no, che dovrebbe essere il mio alter ego, il mio, come dire, luogo di confronto? Non c'è. Quindi il tema è incominciare a ragionare su una piattaforma che disegni su base comunale, sulla piccola comunità, qualcosa che li suggerisca, che intuisca, che proponga dove vogliamo andare.
E quindi questo primo step ci ha consentito di incominciare a affrontare i temi veri. E il tema è vero è, ma qual è il passaggio che voglio realizzare? Voglio regalare qualcosa di precostituito o voglio imparare a fare? No? E quindi qua mia figlia mi ha insegnato, mia figlia quando aveva poco più di un anno, camminava, gattonava, provava a salire sul divano. Io da buon padre, ho quattro figli, era la prima, prendo mia figlia e la metto sul divano. E lei mi guarda e dice, ma papà, ma io non voglio salire sul divano, io voglio imparare a salire sul divano. E quindi questo è il luogo di confronto fra noi tecnici che vogliamo imparare e insegnare alla comunità, essendo mossi da una motivazione profonda. Quindi questo è il primo tema, capire come i nostri interlocutori a tutti i livelli vogliono imparare a realizzare quella comunità. E la comunità energetica è un di cui anche della transizione digitale, perché capite bene che infrastruttura, porto la fibra, porto le piattaforme, i servizi, i dati, la sicurezza, no? L'interoperabilità, è tutto molto energivoro e quindi è naturale che la comunità desideri autoprodursi qualcosa. E non è in contrasto con le lobby, con i grandi player, è proprio un desiderio quasi, come dire, esoterico, deve venire dal soggetto che muove. E quindi il suggerimento viene dalle academy, abbiamo fondato quattro academy, lavoriamo molto sulle neuroscienze, su quello che sposta questi nostri colleghi che hanno 60 anni e medi di età, sindacalizzati, politicizzati, che, ai quali dovremmo chiedere improvvisamente, da un anno all'altro, cambia il tuo pensiero, cambia il tuo modo di agire, trasformati, no, in un ambassador della transizione digitale. Quindi molto c'è lì da lavorare e il mio suggerimento è troviamo il modo affinché lo stesso funzionario, se esiste, se è possibile, nelle micro comunità trovi lo stimolo, trovi un incentivo a fare. Noi gli diamo le piattaforme tecnologiche, ma io sono ingegnere, sto cercando di guarire e me ne scuso, ma sono consapevole finalmente che non è quello il luogo, non è quello il modo col quale cambia la realtà. La cambio quando lato pubblica amministrazione e lato comunità troviamo un modo stimolante, forse anche incentivante, non è reato, no? Possiamo dire che i dipendenti pubblici hanno perso molto del potere d'acquisto e vorrebbero e potrebbero concorrere, no, a questo efficientamento. Quindi anche un premio, anche un modo che sia, ho dato alla comunità la possibilità, al mio sindaco, che in fondo è un eroe, perché capite bene che amministrare queste comunità vuol dire essere eroi oggi, gli ho liberato spese correnti, questa brutta parola, no, che ci tormenta ogni giorno, gli libero spese correnti che gli consentono di fare welfare, di far crescere la comunità. Quindi credo che la vera comunità energetica sia nell'uomo, no, sia nella formazione, sia nella collaborazione, che poi è l'articolo 3 della Costituzione, no, il comma 2, quindi pagina 1, anche facile. E rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Quello, secondo me, è il focus che noi come dirigenti pubblici dobbiamo mantenere come stella polare. Quindi so di avervi deluso, ma questo era il mio piccolo contributo, insomma, a questo consesso. Grazie. Assolutamente, non ci ha deluso e ci ha ricordato un principio importantissimo. Allora, prima di chiudere, io darei appunto la parola al nostro dottor Fagioli, che forse ci vuole anche dire i numeri di quante persone stanno seguendo, siamo, no? Sono collegato, siamo 5.632 adesso, insomma, quindi direi è un bel numero. Infatti questo ringrazio voi che siete presenti e tutti gli amici che sono, perché se sono collegati ci credono in questa comunità energetica, credono in questa opportunità. E ascoltando anche l'ingegnere, che sapete, gli ingegneri a volte sono dentro un quadro, loro vedono diritto. A me piace questo ingegnere che ha una fantasia eccezionale. E quando parla della comunità, il gioco ce lo giochiamo qui, non pensiamo che sia un problema solo di denaro, da dire finanzio quella cosa. Noi rischiamo di portare la fibra nei comuni e poi non c'è più un giovane. Questo è il disastro. Quindi noi dobbiamo creare quell'attenzione nella comunità, dobbiamo avere quel piacere di sentirci comunità. E infatti io qui voglio ringraziare intanto due sindaci che sono qui presenti, sia Franco Galluzzi che Francesco Piccirilli, hanno già fatto questo progetto sulla comunità energetica. Intanto sono pionieri. Vuole intervenire proprio 30 secondi, prego. Abbiamo proprio intanto, 30. Intanto pionieri, vinci, perché ci avete creduto e quindi ci fa veramente piacere. Ecco, 20 secondi. Buongiorno, Franco Galluzzi, sindaco di Cirigliano Matera, Lucania. Preferisco Lucania a Basilicata, ma per un fatto storico, non politico. Allora, io vivo in un borgo marginale, area interna, senatore. Uno di quei sindaci in trincea, davvero, seriamente in trincea,
Ringrazio Andrea e ringrazio il professore. Io li ringrazio personalmente, li chiamo di nome, perché il nostro rapporto è amicizia. Il nostro DNA è l'ospitalità. È la comunità energetica portante tanti vantaggi, ci aiuta a mettere in campo e a far sì che la nostra ospitalità venga premiata o comunque venga messa in risalto. Vivo in una realtà di circa 300 abitanti, dove si ascoltano i passi. Permettetemi questo passaggio. Nel mio borgo, nel mio paese, di 300 anime, di 300 eroi, si ascoltano i passi. I nostri bambini giocano liberamente, tranquillamente, e facciamo sì che il nostro DNA possa sempre attingere ancora di più sul territorio. Sono uno dei primi comuni che ci ha creduto, senatore, ma vi posso assicurare, nell'area siamo in tanti. L'input che ha dato Cirigliano non ve lo potete immaginare. Noi siamo 131 comuni, ho fatto 13 conferenze, ma io non sono un esperto. Io gli parlo del mio percorso, di quello che stiamo mettendo noi in campo. E ringrazio ancora per una volta sia Andrea che il professor Fagioli. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Pensate a queste piccole comunità, sapete che quando io sono un uomo rurale, quindi amo la ruralità, amo il mio piccolo borgo, quando noi andiamo, che siamo piccoli cittadini, che andiamo nelle grandi città, veniamo qui a Roma, a Milano, sapete perché ci riconoscono subito? Perché salutiamo tutti. Perché noi abbiamo rimasto questo aspetto. Nelle grandi città si va di corsa. Ero a Milano l'altro giorno con un amico, avevamo 3 ore da non far niente perché eravamo lì all'università. 3 ore, a un certo punto gli dico: ma scusa, cosa stiamo facendo? Andavamo di corsa, cioè non avevamo niente da fare, andavamo di corsa. Ritornate nei piccoli borghi, ritornate nella ruralità, che c'è un grande patrimonio da mettere in cantiere. E questa comunità, che deve essere comunità energetica, perché ci dà la possibilità di fare anche un po' di business, perché abbiamo bisogno, non è che possiamo vivere di aria, ma attraverso la comunità energetica creeremo la comunità del welfare col sistema del circolazione di questo capitale che può rimanere nel territorio, e creiamo anche la comunità ospitale, che ci serve, perché gli ospiti che vengono da noi devono sentirsi abbracciare da tutti quanti. Quindi io ringrazio naturalmente il senatore, perché ragazzi, io devo dire, sono venuto qui fiducioso, ma vado via ancora più felice di quando sono arrivato. Le due camere, io dico così, le due camere che concordano di lavorare assieme per un'idea di progetto su queste piccole cose, se volete. Io capisco che per voi sono i grandi schemi, ma noi piccoli comuni abbiamo bisogno di queste piccole cose, abbiamo bisogno di avere un'attenzione diversa, e che non sia solo spesa, spesso lo dico a una giornalista del TG1, spesa solo in TV, che sia veramente che arrivi al territorio, che arrivi alla signora Maria, al signor Mario di quel territorio, perché se non facciamo questo non ce la faremo mai, cari amici. Quindi grazie a voi che siete, se c'è qualcuno so che deve fare qualche domanda. Io non abbiamo, credo, il tempo, proprio quello che ci dicevamo. Spero che ci sia quindi un'altra occasione per approfondire. Sì, ben venga un po' di comunità rurale al posto del traffico del raccordo anulare. Grazie a tutti, arrivederci. È una cosa terribile. No, aspetta, senatore, vogliamo fare una foto col senatore? Fatela.